Ciao a tutti amici del Branco dei Generi, io sono Nawa e queste sono le volpine che dormono. Vale, volevo farvele salutare prima di iniziare l'episodio, dato che gli habitat vecchi non li rivisitiamo quasi mai. Devo pulire l'acqua perché è lercia, scusate un momento. Comunque oggi siamo qui per costruire la zona indiana, la zona ovvero per elefanti indiani e rinoceronti indiani. Avrei voluto metterci anche i pavoni, ma mi sarebbe venuto un mezzo casino e poi, volendo fare un habitat grosso, non è così facile neanche vederli per i visitatori, quindi probabilmente i pavoni in questo zoo non ci saranno, però beh, magari se mi avanzasse un po' di spazio alla fine, ritagliargli un giardinetto, qualcosa, o se no metterli insieme ai visitatori in una zona camminabile, perché adesso a fare quell'habitat dei bufali d'acqua mi si sono buggati tutti i recinti, è successo un casino, quindi non posso più inserirci niente in tanti di loro, però vabbè, non è un problema, in qualche modo ci si arrangia sempre. Io direi di iniziare a salutare coloro che me l'hanno chiesto, ovvero Marco Manassero, Alessandro Faccio, Riccardo Frattini, Aurora Frattini, Frank Virgo, Doro gli animali 09, Zebra Park, Dada Ciacio, Account 2, Alessandro Riccioli, Sofì Greco, Giuseppe Labella XXNXXX, Silvia Dona Grandi, Ciro dei Dinosaurs, Giuseppino il Porco Spino, Alex Grande, Miki di Grealfa, Leantelmio, Le 2000, Iota 76, Matti Esposito, TV, Giuseppe Piopunzi, Cosimo Montelatici, Gianfranco Piolanti, 1999 Gre, Antonino Merrina, Andrea Monticelli Cuggio, Axel, Sonic, Alessandro Folin, Andrea Bernardi, Elia Martinelli, Vincenzo De Francesco, Pedro Almeida, Gio 2856, Donato Sannino, New Gamer, The Hardback, Cristiano Eroni, Lorenzo Lavella, Ricolaro, Are Vivolo e... Se avessi dimenticato qualcuno, scrivetemi un commentino che vi saluto la prossima volta. Comunque, io voglio fare questo habitat sotto il sentiero. Comunque sia, non uno scavo, ma il sentiero che è rialzato. E voglio farlo molto, ma molto grande e anche molto acquatico, essendo che sono due specie che vivono molto tempo in acqua. L'idea di base è far scorrere fino a qua il fiume, in modo da renderlo, diciamo, un habitat adattato alla forma naturale del parco, però un po' modificata, e lasciare comunque una ampia zona di pascoli e di foresta dove gli animali si possano nutrire, riposare sotto gli alberi, giocare, darsi le cornate o con le proboscidi o così, a seconda se sono rinoceronti o elefanti. E inoltre abbia qualche cascatellina e qualche roccia per tappare un po' i confini dell'habitat. Sì, a me non è che piace tanto usare i recinti, ve lo dico, ma dipende anche dalla situazione. Poi certo, fino ad oggi l'ho sempre usati, ma dipende anche dal tipo di habitat, soprattutto se sono habitat sopraelevati. Se usate le rocce fa anche una scena un po' più bellina, un consiglio che do pure a voi. Di qua, dato che voglio fare che qua sotto arriverà il fiume, o che comunque sia ci sarà un dislivello, posso mettere anche una recinzione bassa, così che gli elefanti e i rinoceronti non la scavalcano comunque, perché è bassa, ma comunque sia è abbastanza alta per non farli uscire. C'è alto il dislivello con l'acqua, ma è bassa la recinzione. Comunque sia, a me piacerebbe più avanti ricreare delle riserve, sia una indiana che una africana. Per quella africana di animali ne abbiamo già volontà, per quella asiatica pure, però c'è qualche piccolo tassello che ancora ci manca, ma per me ho un buon presentimento, diciamo ho abbastanza fiducia negli sviluppatori di questo gioco, dato che fino ad oggi hanno sempre fatto le cose più o meno bene. Non ho nulla da dire, certo non tutti i pacchetti sono fatti bene come dovrebbero e non tutto è perfetto, ma nessuno è perfetto, ragazzi. Di conseguenza, però vabbè, non ho nulla da dire. Il prossimo aggiornamento non ho capito se sarà il mese prossimo o se sarà ad agosto. Se sarà ad agosto, spero che sarà quello con 7 animali più uno da mostra e non quello con 4 animali. A meno che i 4 animali non siano Potamocero, Otocione, Takin e Tamandua. In quel caso va bene anche da 4. Come quantità d'acqua siamo a posto, direi di mettere un cancello qui in modo da lasciare entrare i keeper. Per il resto useremo questi sentieri e sentieri, sì. Questi recinzioni immaginarie. Soltanto che c'è stato un problemino
ve l'ho detto, si è buggato insieme agli altri habitat, si sono buggati tutti insieme e non mi vede più come valido praticamente nessun habitat di questa zona. Vabbè, comunque sia la serie va avanti, non vi preoccupate, gli animali stanno comunque bene, continuano ad avere i loro cuccioli, a giocare, a fare le loro vite normali. Ok, attacchiamo qua, mancava un pezzettino. Ok. Cambiamo il colore del terreno in modo da renderlo adatto agli animali che sono arrivati, infatti sono lì all'ingresso. Dopodiché inizieremo a piantare gli alberi e a posizionare rocce, alberi, cascate e quant'altro. Voglio fare una foresta abbastanza varia, come al solito piante basse e piante alte, col giusto bilanciamento e pure i giusti fiori, ecco, che non stanno mai male. E poi voglio fare sia una cascatella, una sorta, una serie di cascatelle dentro una grotta acquatica e anche una piccola sorgente all'interno proprio del lago. Poi vi faccio vedere cosa intendo, è una cosa che ho già visto in alcuni casi. Potrebbe piacervi. Poi ovviamente i consigli sono sempre ben accetti, basta che non mi chiedete i draghi di Komodo, vi prego ragazzi, ho paura. Davvero, io ho avuto gli incubi da bambino con... Cioè, lasciate stare, chiedetemi qualcos'altro. Non fatemi avere i traumi. Se mi volete bene, niente draghi, ecco. Senza offesa per draghi. E per i draghi, vabbè, scusate la battuta, ogni tanto anch'io faccio battute stupide, non fateci caso. Un po' di bambù, un po' di... non so come chiamarli. Vabbè, anche sti fiori qua da parete, tipo lavanda, ci sta. Un po' di fiorellini. Voi cos'è che vi piacerebbe fare un gesto su sto gioco? Perché ho poco da dire, cioè, per quanto riguarda... la varietà di tutto ne abbiamo a volontà, cioè abbiamo un po' di tutto. Qua voglio farci la stallettina, devo giusto decorarla un po'. Aspettate, prendiamo le misure un attimino. Ci passa l'elefante di qua. Sì, a voglia. Ci passano benone. Perché il gioco comunque è completo sotto un sacco di aspetti, non tutti. Tipo la fauna su alcune cose va ancora un pochetto ampliata, avremo ancora 3 aggiornamenti, quindi dovremmo... spero saranno più di 3, però facilmente saranno 3. Spero che gli animali, cioè, completeranno le mancanze, perché a me non va di mettermi a scaricare delle mod che poi magari nemmeno funzionano, poi mi fanno crashare il computer. Vabbè, alla peggio gli animali che non abbiamo qui li avremo su Zoo 2 Animal Park, non li avremo in un posto ma nell'altro. Dicevo, comunque, cose belle da aggiungere, potrebbero aggiungere nuovi tipi di chioschi per i visitatori, magari, giusto qualcuno, anche solo un paio. E vabbè, oltre ai vari animali, anche magari una funzione che gli animali si nutrono attraverso l'erba e attraverso gli alberi, anche attraverso la frutta, tipo cresce, fa maturare la frutta sugli alberi e poi gli animali la mangiano. Su Wildlife Park lo fanno, non porto Wildlife Park, ve lo dico, è proprio un po' cupo come gioco, cioè sì, c'è un po' di roba, un po' di animali belli, ma è proprio cupo. Zoo Tycoon 2 meglio dell'1, ma non è che mi faccia impazzire. Zoo Empire sì, è stato un pezzo della mia infanzia, però vabbè, comunque sto creando la sorgente centrale. E vi dicevo, Zoo Empire sì, ha fatto la storia, però è molto carente sotto un sacco di punti di vista. Inoltre non è mai stato aggiornato e non mi va di mettermi a scaricare e comprare giochi sul computer, perché non so quanto regge il mio computer, cioè è molto buono, ve l'ho detto, però non si sa mai, ecco, non voglio rischiare. Ma vabbè, mi pare che ci stiamo divertendo comunque con queste serie, e finché il canale va bene, va bene. Poi dopo qualcosa da fare lo troviamo, c'ho già qualche idea per le nuove serie. Dovrò tornare a vloggare perché non vloggo più da un po', vi mancherà vedermi. No, non credo proprio. Adesso io vi faccio proprio immergere all'interno di questa giungla asiatica dell'India. Spero vi piacciano gli animali come esso, spero vi piaccia l'habitat. Gli animali ve lo faranno godere a pieno. E vabbè, ci vediamo molto presto. Namaste, erano gli elefanti indiani, i rinoceronti indiani e tutte le creature dello zoo. È tutto, ciao.